8 e 13 minuti di martedì 16 maggio 2023. Continuiamo a parlare di elezioni amministrative. E allora si sa, il giorno dopo, l'abbiamo già detto anche scherzando prima, il giorno dopo è quello in cui tutti vincono, nessuno perde. Noi cerchiamo di analizzare un po' il giorno di spartizione delle medaglie, anche se poi in realtà voglio dire ci sono ancora i ballottaggi, quindi ci sono ancora delle medaglie che saranno divise un po'. E allora cercheremo di farlo numeri con i numeri alla mano. Abbiamo con noi, lo avrete già riconosciuto, il segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis. Buongiorno segretario, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Non sappiamo, non abbiamo ancora chiarito se ha dormito o meno stanotte. In ogni caso l'importante è che qui da noi questa mattina, ricordiamo i numeri per intervenire in diretta: 0850 1 4668 per le vostre telefonate, 0850 1 9998 invece per i vostri messaggi. Allora partiamo dal locale, poi magari ci allarghiamo anche al nazionale. Com'è andata, segretario? Ma 5 comuni sopra i 15.000 abitanti hanno chiuso la partita al primo turno. Il PD col Movimento 5 Stelle e la sinistra ne conquista 3, il centrodestra solamente 1, uh-huh. E poi c'è Casa Massima, che è un civico, non è né di centrodestra né di centrosinistra. Quindi diciamo l'unica regione dove il centrosinistra nettamente vince contro il centrodestra, qui l'effetto Meloni non c'è stato per nulla. E allora questo campo largo funziona? È la carta? Se avessimo fatto il campo largo in tutti i comuni, probabilmente mm-hmm. il risultato sarebbe stato come Francavilla, Castellaneta e Ostuni, dove il risultato è stato straordinario, tra l'altro con 3 sindaci quarantenni che abbiamo eletto al primo giro. È stato un risultato straordinario, no, sinceramente non ce l'aspettavamo. Mm-hmm. Nel senso che avevamo costruito una coalizione molto ampia, che abbiamo provato a fare dappertutto, purtroppo non ci siamo riusciti, anche perché ci sono insediati a poche settimane dalla presentazione delle liste. E ora naturalmente da stamattina, appena finisce questa trasmissione, saremo al lavoro per costruire la coalizione, riunire il centrosinistra a largo con queste dimensioni in tutti gli 8 comuni che vanno al voto nelle prossime 14 giorni. Poi nei comuni sotto i 15.000 invece il PD conquista 10 comuni, mm-hmm. li strappa al centrodestra, e in più rispetto a quelli che aveva prima, quindi un risultato per noi molto lusinghiero. Non è mai capitato che nei comuni inferiori in una tornata elettorale strappavamo 10 comuni al centrodestra. Quindi addirittura abbiamo vinto Peschici, dove c'era il coordinatore provinciale della Lega, il coordinatore della campagna di Fitto, ha perso con lui, ha preso il 24%, un ragazzo di 40 anni ha stravinto le elezioni nel comune più leghista della Puglia. Io le vorrei fare una domanda che ieri ho fatto anche al commissario straordinario di Forza Italia Dattis, perché spesso si dice le politiche, l'ondata delle politiche, quando poi sappiamo bene che comunque le amministrative sì, sono legate alle politiche, sono perché ci sono dei movimenti, ma sono due mondi completamente diversi. Sono tant'è due che mondi poi, completamente diversi, non c'è dubbio. Poi quando lo andiamo a vedere nei risultati elettorali, magari nello stesso posto in cui alle politiche ha vinto il centrodestra, poi invece si afferma il centrosinistra, e voglio dire, è uno schema che abbiamo rivisto tante volte. Guardate, quattro anni fa, quando vinse le elezioni De Caro col 66%, se non mi ricordo male, la Lega a Bari prese il 25%, cioè nello stesso giorno, a distanza di 3 secondi tra una scheda e l'altra, i cittadini baresi votarono col 25% la Lega, ma poi dettero il 20% al Partito Democratico a Bari e il 66% a De Caro. Cioè ognuno, ormai gli elettori sono molto più bravi dei politici, nel senso che sanno cosa si vota e per chi si vota. Quando sono le elezioni europee si vota per i leader nazionali, quando sono le politiche si vota per i leader nazionali, quando bisogna decidere per la propria città si vota il proprio sindaco. Ecco, io a tal proposito le volevo chiedere, non sono comparabili, quanto soffia questo vento teoricamente di Roma e quanto invece continua a soffiare, chiamiamolo il vento di Bari, ma quando parlo di Bari mi riferisco soltanto all'ubicazione fisica della regione Puglia, perché Emiliano, che spesso viene anche contestato, discusso, però poi di fatto ha un potere politico, una forza politica che poi ha un qualche effetto poi sui risultati elettorali, almeno poi sulla situazione delle alleanze, perché poi spesso comunque la presenza del governatore è ingombrante anche da quel punto di vista. Ma guardate, tu vinci alle elezioni amministrative se hai un progetto chiaro, una coalizione chiara e un candidato o una candidata sindaca che interpretano al meglio questo progetto. Le amministrative non c'entrano nulla con gli altri, se no, altrimenti quello che abbiamo detto poco fa non lo dico con un'accezione negativa, cioè il fatto che comunque avere un governatore di centrosinistra, insomma, in qualche modo aiuta poi la coalizione. Certo, aiuta, però
ripeto, sono elezioni diverse, cioè non è che siccome abbiamo vinto questo turno delle amministrative abbiamo per scontato noi vinceremo le prossime regionali. Sono ragionamenti che sinceramente sono politichesi e che non hanno molto senso. La gente sceglie i sindaci che sono più vicini, che possono interpretare meglio il volere popolare, che hanno un progetto chiaro e soprattutto cercano un rinnovamento, cioè noi vinciamo laddove siamo nelle condizioni di schierare anche una nuova generazione, questa è la verità. Laddove non abbiamo fatto questo, in effetti i risultati sono, abbiamo perso. Si fatica. Questo è un segnale da segnare per le prossime abbiamo una telefonata in linea, infatti. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Ma i ragazzi vanno a votare? La domanda delle domande che vi dovreste porre è: ma i ragazzi votano? E se non votano, perché non vengono a votare il PD? Questa è la domanda che ci si dovrebbe fare. Di cosa non parla più il PD ormai da anni? Cosa non ha votato il PD in questi anni? Jussoli, diritti, omotransfobia, vogliamo andare avanti? Potete fare tutte le coalizioni che volete, 5 stelle, 7 stelle, 3 stelle, i ragazzi non vi seguono. Perché non vi seguono? Fatemi una domanda. Quando vi sarete dati una risposta, e forse qualcuno che ha un po' più di anni e pensa che in questo paese ci sia ancora la democrazia cristiana, non ha ancora capito che c'è bisogno di sinistra, forse il PD tornerà a vincere da solo. È un augurio che vi sto facendo, non è una critica. Speriamo bene. Ti facciamo subito rispondere dal segretario. Intanto grazie ad Alessandro Antonacci, segretario. Ciao Alessandro, guarda, il PD ha vinto queste elezioni. Dopodiché ti posso assicurare che i giovani si sono iscritti in massa al Partito Democratico da 2 mesi a questa parte. In Puglia si sono iscritte 4.000 nuove persone negli ultimi 2 mesi, di cui oltre il 70% sono persone under 35, uomini e donne, soprattutto giovanissimi, c'è una quantità oltre il 40% di ragazzi sotto i 20 anni, quindi ti posso rassicurare che in realtà si sta aprendo una fase nuova. Certo, non è che abbiamo superato tutti i problemi che abbiamo, ma insomma un lavoro è stato abbastanza fatto. Io non penso che sia solamente un tema di diritti. Nelle prossime settimane presenteremo la legge in Puglia, andrà in consiglio la legge contro l'omotransfobia, la prima volta che si porta in consiglio regionale in Italia una legge di questo tipo. C'è un accordo dentro il PD e soprattutto con le associazioni sia cattoliche che LGBT che si è trovato, e quindi insomma voglio dire un percorso si sta facendo. Io penso che però il tema non sia solamente dei diritti civili, sia anche un problema di diritti sociali, nel senso che noi abbiamo bisogno di ricostruire la nostra presenza nel mondo del lavoro, nel mondo nel precariato. Il PD in questi anni questa cosa non l'ha fatto, su questo hai completamente ragione, concordo con te, con molta umiltà e soprattutto con molta consapevolezza stiamo facendo un lavoro di questo tipo. Abbiamo nominato un responsabile lavoro nella mia segreteria che è un operaio, non c'era un operaio responsabile lavoro penso da 20 anni, forse anche più, dentro un partito di sinistra, e stiamo con lui organizzando la nostra presenza nelle fabbriche per ritornare ad essere lì dove la sinistra deve esserci. Non è facile, però diciamo ci stiamo provando con una nuova classe dirigente giovanissima, diciamo anche molto più giovane di me, io ho 40 anni, e devo dire tra l'altro che abbiamo eletto non solo sindaci giovanissimi, e quindi concordo con quello che diceva Alessandro, solo che a lui mancava questa sfumatura che già lo stiamo facendo, ma abbiamo eletto tantissimi giovanissimi consiglieri comunali che ora diventeranno anche assessori in questa tornata. Naturalmente il prossimo candidato di sindaco di Bari potrà essere giovane. Fermo lì perché quella parte arriva dopo e la dobbiamo affrontare. L'ho per bene sparare. Me la tirate. Un impegno personale. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ciao ragazzi. Francesco, buongiorno. Un abbraccio a tutti e due e un benvenuto al segretario, al quale vorrei fare una considerazione e una domanda. Pensavo mi volessi dare un pugno visto che allora davi un abbraccio di Alessandro. Io uomo di sinistra da sempre dichiarato, ne conoscono le mie idee lì a Telebari, volevo chiederle sinceramente perché si è aspettato tanto tempo dopo la catastrofe fatta dall'innominabile Renzi, che tutto aveva tranne che filosofie di sinistra. Con la Schlein credo che quella che è stata la catastrofe creata da Renzi stia tornando, e stanno tornando anche gli elettori di sinistra, perché la Schlein ci può dire veramente ora qualcosa di sinistra. Ora questo
volevo chiederle, perché si è aspettato tanto tempo? Perché non si è resi conto che l'innominabile era il male del Partito Democratico di Sinistra? Grazie. Io adoro la come passione. Francesco, dei nostri ascoltatori. Francesco, tu hai fatto la domanda ad uno che non ha mai votato Renzi. E devo dirti, io ho fatto una cosa in vita mia contro il Partito Democratico, cioè nel senso che io ho votato contro l'indicazione del Partito Democratico al referendum costituzionale, l'ho fatto pubblicamente perché credevo che quella riforma era sbagliata, perché credevo che Renzi non fosse il segretario che potesse interpretare la sinistra in questo paese, il Job Act per esempio, ma anche la buona scuola, sono state due riforme completamente sballate. E perché non è stato fatto prima? Non lo so, io ho fatto la minoranza in quegli anni, mi sono battuto per un'idea diversa di sinistra, ho sofferto come hai sofferto tu, ora bisogna cambiare registro. Devo dirti che non è solamente Renzi, perché anche nell'ultimo governo dove siamo stati con Draghi e Conte non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, per esempio sul lavoro, la riforma del lavoro andava assolutamente fatta, bisogna andare nella direzione di quella che è la riforma del lavoro della Spagna, dove non esistono contratti precari, bisogna fare una riforma per dare un costo del lavoro orario minimo, perché non è possibile che ci siano persone che guadagnino 2 euro, 3 euro all'ora, non è possibile che per esempio nei call center abbiamo una grande vertenza molfetta, nel nostro paese ci sia una legge che faccia pagare alle grandi multi utility tipo Vodafone, tipo TIM, alle grandi compagnie telefoniche, ma non solo, alle compagnie energetiche, paghi le aziende dei call center a prestazione e non ad ora. E poi naturalmente questo problema si scarica sui lavoratori che vengono pagati anche loro a non ad ora ma a telefonata. E questo è un problema gigantesco, perché si impoverisce la gente, si impoverisce il mercato del lavoro, mentre in altre nazioni questo non avviene, si paga, c'è una tariffa oraria. Queste riforme la sinistra, il PD, non le ha fatte quando era al governo, e quindi bisogna azzerare completamente la classe dirigente che c'era prima. Conelli, lei l'ha messa, diciamo, si inizia questo percorso, perché dobbiamo ritrovare la credibilità, dobbiamo far sì che la sinistra inizi a dire delle cose di sinistra, ma soprattutto le faccia poi quando vada al governo. Ma come sta funzionando questo post primarie? Perché poi sappiamo che qui in Puglia c'è stato un risultato che comunque aveva spinto molto Bonaccini, anche nell'assemblea, nella vostra assemblea, insomma, ci sono state alcune frizioni che da segretario, insomma, lei ha avuto il difficile compito, la difficile responsabilità poi di dover mettere tutte quante insieme con due anime che comunque sono leggermente diverse e che si trovano all'interno dello stesso partito e devono trovare un equilibrio. Oggi in Puglia che tipo di equilibrio state riuscendo a trovare, soprattutto sui temi? Perché poi fondamentalmente noi possiamo parlare di tutto, ma sono quelli gli punti. Io penso che quando smetteremo di parlare di aria, di anime e di divisioni interne, già avremo fatto metà del nostro dovere. I nostri problemi e le nostre differenze devono essere sui temi, su cosa pensiamo e soprattutto su come risolviamo i problemi delle persone. Noi viviamo in una bolla mediatica nazionale in cui si discute di tutto tranne dei problemi normali delle persone. Io sto sentendo in televisione Calderoni che va e la Meloni che vanno in televisione e dicono che il problema dell'Italia sono le riforme istituzionali, la riforma dell'autonomia differenziata, che tra l'altro ucciderebbe il Mezzogiorno d'Italia. Io penso che, diciamo, la priorità degli italiani invece sia la benzina, che dovevano diminuire è invece aumentata, le bollette energetiche che dovevano diminuire e invece continuano ad essere altissime, l'aumento dei mutui a tasso variabile che hanno praticamente prosciugato l'economia delle famiglie italiane. Queste sono le priorità. Il fatto che vai a fare la spesa e il latte senza lattosio invece ti costava 1,10 euro un anno fa e oggi ti costa 2 euro, cioè il carico della spesa è in maniera gigantesca è aumentato. Io penso che queste sono temi che possono dell'Italia, mettere d'accordo un po' tutti. A livello nazionale si parla di autonomia differenziata, di presidenzialismo, cioè di cose che poi la vita delle persone non la cambiano. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno ragazzi. Buongiorno Mimmo. Dopo Alessandro e Francesco non potevo non mancare all'appuntamento con il PD. Allora, due domande, una di carattere, se vogliamo, nazionale. La riforma del lavoro. Landini promette battaglia e minaccia uno sciopero generale. Volevo sapere se in questo l'idea del PD è quella di appoggiare lo sciopero o rimanere, purtroppo come spesso capita ultimamente su temi di questa importanza,
defilato. Seconda domanda di carattere più locale. Secondo il segretario, qual è l'eredità che lascia Emiliano alla Regione Puglia dopo i vari scandali, dopo le nomine fluide, andare a pescare anche in bacini di voti di destra, tipo Cassano, tipo di Cagna Brescia, l'apparentamento con il Movimento 5 Stelle? È una cosa che può avere in qualche modo minato la credibilità del PD, anche se giustamente il segretario dice abbiamo vinto in Puglia, però in chiave regionale, considerando che mi auguro che Emiliano non si cambi di più e che ci sia un avvicendamento magari con qualcuno più vicino. Queste due domande. Chiaro, grazie Mimmo Lo Iacono. Allora partiamo dalla prima, riforma del lavoro. Allora, riforma del lavoro è stata totalmente sbagliata quella del governo nazionale, perché aumenta la precarietà, non fa nulla per stabilizzare i contratti di lavoro e soprattutto non mette un euro nelle buste paghe dei lavoratori. Quindi la protesta della CGIL, ma anche della UIL, sono proteste condivisibili. Io spero che però ci sia un'unità dei sindacati su questo fronte. È sempre un problema quando i sindacati si dividono, quindi spero che trovino una forma insieme di protesta, insieme alla CISL, che sia unitaria, perché non abbiamo bisogno che il mondo del lavoro si divida. Per quanto riguarda la Puglia, guardi, quando si governa ci sono gli scandali, sia a destra che a sinistra, non è questo, diciamo, penso che sia naturale dentro un sistema democratico. Il tema è cosa c'era prima e cosa c'era oggi. Io vorrei ricordare a tutti che prima della primavera pugliese, cioè di Emiliano, di Vendola, di De Caro e tutti quelli che ci sono stati in questi anni, la Puglia era la regione più nera d'Italia. Molte regioni italiane ieri hanno visto la stragrande vittoria del centrodestra. Solo in Puglia questo non è avvenuto, anzi abbiamo vinto come centrosinistra. Io ricordo che questa era una città che era governata da grandi imprenditori edili che facevano il bello e il cattivo tempo. Ricordo che questa era la città di Tatarella. Ricordo che nella città vecchia, diciamo, da dove proviene un pezzo della mia famiglia, se non eri di Bari Vecchia non potevi entrare, non c'era un turista nemmeno a pagarlo. Della Puglia di Bari non ne parlava nessuno. Oggi se si va in Australia e si entra in una libreria c'è la guida della provincia di Bari, della Puglia, di Lecce, cioè siamo conosciuti in tutto il mondo. Siamo un set cinematografico all'aperto, ogni anno si girano 50-60 film in Puglia, siamo la regione che cresce di più in Italia dopo Veneto e Lombardia negli ultimi 4 anni, dati Banca d'Italia. Eravamo la peggiore sanità italiana dopo la Calabria, oggi siamo la sesta regione italiana. Certo, bisogna fare ancora una marea di cose nel settore della sanità. Ci sono ancora. No, bisogna fare una marea di cose nel settore della sanità, ma non dipende solo dalla regione. Guardate, per esempio, nell'ultima finanziaria il governo nazionale ha tagliato 20 miliardi sulla sanità, non a chiacchiere, cose vere, che significa che non in Puglia, ma in tutta Italia ci saranno sempre meno persone, cioè sempre più persone che, siccome non hanno risorse economiche, non si possono curare. Però di passi in avanti sono stati fatti straordinari. Se pensiamo per esempio a quello che era la nostra città, cioè io ricordo che quando ero ragazzino il casco era un optional sui motorini, si girava, non c'erano isole pedonali, cioè era, ragazzi, cioè, stiamo parlando di un'altra epoca, cioè c'è stata un'evoluzione, siamo una grande città europea, i nostri alberghi non hanno un posto libero anche fuori stagione in qualsiasi momento dell'anno, cioè ormai siamo attrattivi, siamo una città. Devo interromperla perché abbiamo un ascoltatore che ci aspetta da un po'. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Lì sta dicendo tante di queste cose, non certo il PD ha fatto tutto, non ha fatto un cavolo, perché voi siete buoni soltanto a rinfacciare tutto, a stare a litigare dal mattino alla sera contro la destra, contro Berlusconi, contro quell'altro, e poi che fate? Ma pagate le persone che mettete nei pullman e andate direttamente a Roma a fare casino, e quindi tutti i giorni noi dobbiamo assistere a una litigata fra il presidente della destra che deve sopportare le vostre angherie, che avete scassato l'anima tutti quanti. Mi sembra di capire che la signora non sia un'elettrice del Partito Democratico. Avete rotto proprio, veramente, guarda,
Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice. Siamo in chiusura, in realtà abbiamo ancora diverse domande da farle. C'è un dato, prima di parlare ovviamente anche delle amministrative per la città di Bari, c'è un dato però importante. Lei parlava inizialmente di dati lusinghieri, la Puglia è la seconda regione come affluenza, quindi anche da questo punto di vista sta cambiando qualcosa? Sì, però il dato generale è un dato di affluenza bassa. Mm-hmm. Devo dire che ha determinato molto anche il tempo, perché in tutta Italia ha piovuto tantissimo e quindi, per esempio, ieri mattina il dato in Puglia, cioè domenica mattina alle 12, il primo dato era eccezionale, eravamo la regione che aveva più affluenza, ma era anche un dato molto alto. Poi si è affievolita perché è iniziato a piovere in tutta la regione, ma questo, diciamo, è avvenuto in tutta Italia. Però c'è oggettivamente un dato di affluenza molto basso che ci deve far riflettere, deve far riflettere la politica in generale. E veniamo alle amministrative del prossimo anno. Prego, Roby, so che lo stai aspettando, falla tu la domanda. Io ho un impegno personale. No, più che altro è una questione anche di capire anche come vi state muovendo sull'ottica del metodo, perché noi prima stavamo scherzando un po', perché questo è il momento del totonomi, poi è facile, perché noi che siamo dall'altra parte cerchiamo di capire, di carpire soprattutto, e ci dicevamo, ma un candidato o l'idea di un candidato c'è già, almeno l'identikit, che forma deve avere, che silhouette deve avere questo candidato, o c'è un momento di punti interrogativi semplicemente che vi state ponendo? Io penso che se si parte dai nomi... Parliamo delle amministrative di Bari, principalmente. Se si parte dai nomi abbiamo già sbagliato. Se si parte dalle ambizioni personali abbiamo già sbagliato. Io lavorerò affinché non avvenga questo. Bisogna partire prima di tutto da capire chi siamo, quindi con chi si costruisce la coalizione, con le forze politiche, ma io ritengo... Cioè se c'è il Movimento 5 Stelle o non c'è il Movimento 5 Stelle? No, io penso che bisogna costruire la stessa coalizione che ha vinto a Francavilla, a Castellaneta... e allo Studi. Naturalmente bisogna allargare queste, non bisogna stringere semplicemente i partiti, bisogna invece allargare anche i movimenti alle liste civiche, ma anche a movimenti politici locali. Per esempio a Bari nel 2004, quando siamo partiti, c'era Città Plurale sedeva al tavolo del centro-sinistra e insieme ai partiti ha costruito un percorso per arrivare alla definizione del candidato sindaco. Non è che si partiva da Michele Emiliano. Ma non si rischia Michele di essere faceva, un po' in ritardo? Michele cioè, Emiliano faceva, manca un anno, Michele Emiliano faceva il magistrato. Sono stati partiti che hanno costruito prima un percorso, hanno costruito un programma, un progetto per la città. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Noi dobbiamo prima di tutto dire che dopo 20 anni di governo qual è la nostra idea di Bari, dove vogliamo portarla, come si deve sviluppare, come deve essere il rapporto tra la città e il mare, come deve essere costruito il progetto di sviluppo economico della nostra città, della zona industriale, i nostri parchi cittadini, la mobilità, la mobilità lenta, le chiusure al traffico di alcune zone del centro, la vivibilità del centro. Noi dobbiamo, e delle periferie, noi dobbiamo fare un lavoro prima sul programma e sulle idee e poi dobbiamo arrivare al candidato sindaco, perché se partiamo dal candidato sindaco abbiamo già commesso un grande errore, perché come avete detto voi si parte dai totonomi, noi dobbiamo partire dai totoprogetti, cioè capire qual è, dove portiamo Bari nei prossimi anni. Beh, c'è cioè, PNRR siamo... che più o meno diciamo un'idea l'ha data. Però è anche indubbio che nelle amministrative il nome è molto, molto importante, si vota in molti casi nome la persona. Anche un'idea in città. Sì, questo è vero, però penso che dobbiamo prima sederci e ragionare sui programmi e sui progetti. Lo dico con molta franchezza, perché se si parte dai temi, per esempio, il Movimento 5 Stelle non ci sta, ma immagino anche ad altri movimenti cittadini che fanno, non sono partiti, ma che gravitano nell'ambito del centro-sinistra e che invece dicono che vogliono stare a ragionare di programmi, non di nomi. Noi dobbiamo partire da questo. I nomi verranno, c'è tempo, siamo a maggio. Qual è la deadline? Qual è la deadline per avere il nome del candidato sindaco del centro-sinistra qui a Bari? Guardate, io penso che noi dobbiamo stare tutta l'estate, inizio dell'autunno, dobbiamo ragionare su costruire il programma e il progetto per Bari 2030. Dopodiché penso che chiuso questo percorso si possa decidere cosa fare, cioè nel senso che o c'è un nome o un uomo e una donna che trovano l'unità di tutti quanti, oppure all'inizio dell'anno prossimo si fanno le primarie. Non vedo nulla di scandaloso nel dire questo, perché sta dentro lo statuto del PD nazionale, del PD regionale che stiamo modificando, cioè
Quest'anno, per esempio, se noi avessimo fatto le primarie a Brindisi, mm-hmm. avremmo evitato la spaccatura del centro-sinistra mm-hmm. a Brindisi. Noi siamo, ci siamo insediati troppo tardi per fare le primarie, perché sennò altrimenti lì avremmo fatto le primarie. Quindi non vedo nulla. Anche De Caro, quando è stato candidato la prima volta, ha fatto le elezioni primarie per essere indicato come candidato sindaco del centro-sinistra. Noi abbiamo questo metodo, non decidiamo a tavolino, cioè non, io non ho in mezzo ai giornali, diciamo, il nome del bigliettino che mi ha dato Tizio Caio, che sarà il candidato sindaco di Bari. Io penso che il candidato sindaco di Bari del centro-sinistra, siccome probabilmente sarà il sindaco di Bari, deve essere scelto dal popolo del centro-sinistra, a meno che non ci sia una personalità che unisce tutti i partiti, tutti i movimenti, tutte le associazioni, e che possa essere la sintesi del centro-sinistra. Ma se non è così, se ci saranno più nomi alla fine di questo percorso in campo, faremo le primarie. Chiarissimo, non c'è nulla di male, anzi, dobbiamo fermarci, liberiamo il segretario per decidere. grazie al segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis per essere stato con noi. Grazie mille segretario.